Frattini Grand Prix è una competizione internazionale riservata ai giovani barman che non abbiano compiuto più di 28 anni. Ogni associazione di barman in ciascuna nazione, di concerto con la Martina Rossi locale o con l'eventuale importatore, compie una prima selezione attraverso i ragazzi più promettenti delle varie sezioni nazionali. Ciascuna nazione manda poi qui a Pessione il concorrente o i concorrenti prescelti e quest'anno ne abbiamo 35 provenienti da tutto il mondo, compresa l'Australia, il Sudafrica, il Canada e il Giappone. Questi ragazzi vengono sottoposti a 4 ordini di prove. La prima prova è una prova scritta, hanno un questionario con 50 domande. 10 vertono sulle organizzazioni internazionali dei barman e 40 sono delle domande tecniche. Dopodiché passano ad una prova pratica. La prova pratica viene effettuata tirando a sorte il nome di un cocktail. Il nome di un cocktail già predisposto e che rientra tra i cocktail standard, perché i ragazzi devono sapersi muovere sui cocktail normali da bar. Avranno tutto il tempo dinanzi a loro per inventare dei cocktail che possono diventare famosi. Tirato sotto i cocchi lo preparano e devono prepararne 4. Qui passano al vaglio di 2 giurie, una giuria tecnica che osserva come lavora il ragazzo, se prende i prodotti giusti, soprattutto se fa le dosi giuste di 4 bicchieri. E dopodiché una giuria di degustazione che controlla essenzialmente come viene presentato, se la decorazione necessaria, tipo la ciliegina, la spirale di peli di limone, è messa con gusto e al posto giusto. L'ultima prova, che diventa poi quella più significativa, è rappresentata da una interrogazione orale. L'interrogazione orale viene svolta da una giuria che è composta normalmente da 3 capi barman provenienti da 3 paesi diversi e viene svolta in inglese perché l'inglese è la lingua ufficiale di questo premio. Durante questa prova orale il concorrente viene interrogato nuovamente su delle questioni tecniche che non siano quelle evidentemente già contenute nella prova scritta. Viene interrogato sui suoi gusti, sulle sue preferenze e viene interrogato altresì per assaggiare qual è la disponibilità e la prontezza del ragazzo, del concorrente, quando si tratti di essere dietro il bar di un albergo importante e debba fornire delle spiegazioni a un cliente che arrivi nuovo in quella città. Per terminare e per vedere la preparazione in inglese deve fare un discorso di qualche minuto su un soggetto a sua scelta proprio in questa lingua. La somma di questi punti stabilisce una classifica finale. Il fatto che siano 4 giurie diverse garantisce altresì la serietà del concorso. Noi non abbiamo nessuna intenzione di privilegiare uno piuttosto che un altro. Tutti i ragazzi hanno ricevuto da mesi il dossier completo contenente le regole e di cocktail e quindi partono con lo stesso materiale. Quest'anno il Grand Prix compie 20 anni, anzi 21, perché è nato nel 1966. Per festeggiare questo anniversario abbiamo invitato i vincitori degli anni precedenti. Su 20 vincitori siamo riusciti a rintracciarne 13, cioè li abbiamo rintracciati tutti meno 2. 2 che sono scomparsi nella nebbia, saranno fuggiti con delle ballerine circasse, ma non sono rintracciabili. Altri 4 o 5 sono impegnati per lavoro, uno lavora all'Elba, quindi in piena stagione non può muoversi. Ma il vincitore che rappresentava la Svizzera nel 70-72 l'abbiamo rintracciato in Brasile e l'abbiamo fatto venire. Un vincitore che rappresentava l'Inghilterra qualche anno dopo l'abbiamo rintracciato in Sudafrica e l'abbiamo fatto venire. Che ci sia una presenza così ampia sta a dimostrare l'interesse che hanno queste organizzazioni di barman a tirar su dei giovani che poi possono arrivare a dei posti di particolare responsabilità.
fra due vincitori, i due vincitori degli anni passati, che sono Caselli per l'Italia e Bonavia per Malta, oggi sono i presidenti delle loro rispettive associazioni. Allora, qui abbiamo i rappresentanti del Venezuela, il presidente dell'Associazione Venezuelana dei Bartender e il competitor quest'anno del premio Paisa del Grand Prix Martini per il Venezuela. Non è la prima volta che il Venezuela... No, io sono già la sesta volta che vengo e ogni anno accompagno sempre qualcuno che, con la speranza di vincere, però fino adesso... Speriamo che questa sia la volta buona. Speriamo che sia la volta buona. Quale cocktail lei ha avuto quest'anno? Io ho fatto il Pink Lady. Pink Lady? Pink Lady. L'ha fatto bene? Credo che l'ho fatto bene. Senta un po', parlando del Venezuela, quanti sono i membri del... Noi abbiamo, io sono socio fondatore, no? Più che presidente. Abbiamo 750 soci in tutta la Repubblica, che pensi che siamo 15.000 abitanti, no? 15.000 abitanti solo. Però abbiamo molti soci simpatizzanti e la produzione dei famosi rom, che sono i nostri soci, certo. Quelli che ci aiutano. We have with us our Australian competitor. Welcome. Thank you very much. And how was this today? It was very tough, as we expected it to be. I think it's going to be a European winner somehow because of the language advantage they have over our country. Everybody speaks English on that side of the world. But you do speak English in that side of the world. Only English. It belongs to European languages. Now, how was your competition? What did you produce? I had to produce a drink called a Dolce Vita. Did you make it correctly? Yes, I did. Oh, it's quite important for a woman to win a prize of this kind. I mean, it's very important for women in general. Okay. Well, I think the important thing is that not only being a woman, but we're all equal. We're bartenders. So if you're a woman or a man, yeah, and you win it, that's good. But I was especially proud of the fact that I was the first woman. The first man? To win this prize, you know. And it has helped me, I think, a little more in my career as regards where I'm working. It helped me get a good position as a bartender in a different bar, maybe. But as Roger said, I think the most important part of it was the experience of meeting people once again, mm-hmm, from all over the world, because we have one thing in common: we're all bartenders and we encounter the same problems all the time. I'm not saying we have problems all the time, but yeah, we almost always have the same thing. So that's my opinion anyway.